squadra volante di Latina è stato determinante il sangue freddo dei suoi uomini e soprattutto la professionalità per sventare questa rapina. Sì, è vero, sono stati altamente professionali. Devo dire che questa professionalità unita alla tempestività di intervento ci ha consentito poi di conseguire questo brillantissimo risultato. I miei uomini hanno immobilizzato, messo in sicurezza un pericoloso malvivente che, dopo aver disarmato una guardia giurata, aveva preso in ostaggio il direttore, appunto, dell'istituto bancario. Vi ripeto, la tempestività unita alla professionalità ha consentito questo brillante risultato. Sì, un noto pregiudicato con reati specifici, appunto di rapina, soprattutto di tipo predatorio se vogliamo, quindi una persona particolarmente avvezza a realizzare questo tipo di reati. La cosa che mi è stata abbastanza, come dire, simpatica è che la professionalità dei miei uomini alla fine diciamo, è stata apprezzata anche dallo stesso rapinatore e quindi è stato veramente, come dire, gratificante avere anche i complimenti da parte del rapinatore per la professionalità dell'intervento. Quindi... Diciamo che alla fine la rapina era come se fosse andata già a segno, solamente che è stato bloccato dai vostri uomini. Sì, la rapina possiamo dire che era consumata perché il malvivente, dopo aver preso in ostaggio il direttore, aveva già iniziato appunto a far riempire i sacchi di denaro e quindi è stato colto proprio con le mani nel sacco, diciamo così. Quindi... Diciamo è stato anche un episodio abbastanza pericoloso perché aveva già scarrellato. Sì, infatti questo è un particolare che abbiamo trascurato di evidenziare. Il malvivente, prima diciamo così, di prendere in ostaggio il direttore, aveva scarrellato, quindi aveva armato la pistola. E quindi la pistola era suscettibile di un utilizzo immediato, quindi il pericolo che hanno corso i miei uomini, che vi ripeto è stato abbastanza alto, però chiaramente la loro professionalità ha consentito la conclusione brillante di tutta l'operazione.